ministri, ambasciatori, consoli, colleghi del corpo diplomatico africano, signore e signori, io vi ringrazio innanzitutto per essere venuti qua, ospiti di due organizzatori, di cui uno è appunto la mia società, e soprattutto ringrazio per il grande sforzo di questo Festival della Diplomazia che sta dando dei risultati, come vedo, sperati. Però non vi offenderete se io cito due persone, ringraziandole in particolar modo, che sono venute qui, che sono due, io le chiamo due combattenti, che una è Maria Nobile di Confindustria, responsabile per l'Africa per Confindustria, e un'altra è Marinella Lotto del Dice, guarda caso sono seduto una accanto all'altra. Queste sono due persone che come me da tanti anni lavorano sull'Africa, cercando di portare un'immagine dell'Africa che incredibilmente è quella vera, ma che incredibilmente fa molto fatica a passare. Ed è proprio su questo che io voglio raccontare l'esperienza. L'Africa vista dall'Italia. Io ho rubato un po' di idee. Se qualcuno di voi apre l'Igrizia di questa settimana, che è scritta dai padri Comboniani, di cui la mia famiglia, io sono molto orgoglioso di avere avuto uno zio, martire Comboniano, ebbene, Elisa Chisana, che è appunto una Comboniana che lavora, ha fatto questa settimana, ha scritto l'alfabeto dell'Africa, mettendo tutte le lettere, mettendoci tutto quello che viene raccontato dell'Africa in Italia. Io ho preso alcune lettere. A come Africa, una miniera di culture, popoli, ricchezze naturali, di vivono 1 miliardo di persone. La parola però è spesso usata come sinonimo di miseria e povertà. Per descrivere un degrado si dice come in Africa. E cito la seconda che mi sta particolarmente a cuore, F come fotografia. L'Africa viene giornalmente offesa a mezzo stampa, ma come sono raffigurati i bimbi, le donne ed i popoli? Guardate quella frase. Mai qualcuno di voi penserebbe di poter far raffigurare il proprio figlio, il proprio fratello o il proprio padre come viene raffigurato sempre l'Africa qui in Italia. L'Africa per noi è solo un ammasso di corpi senza identità? Questa è la domanda che ci veniamo. Io da tanti anni rappresento un paese che si chiama Mozambico, come console onorario a Milano, e tutte le volte io vi sfido tutti voi di andare su internet e cercare una notizia sul Mozambico. Aprono sempre così. Il paese è stato devastato da una lunga guerra civile. Bene, il Mozambico ha finito la guerra civile nel 1992. Sono passati 20 anni. E io vedo qui in sala molti ragazzi che hanno 20 anni e sappiate che in Mozambico i ventenni sono almeno 3 volte quelli che abbiamo in Italia e loro la guerra non l'hanno mai vissuta. E noi continuiamo a raccontare sempre la stessa storia. Vedi, raccontiamo qui tu come voce, molti si definiscono voce e chi non ha voce. Chi parla dell'Africa spesso non fa parlare gli africani. Allora un plauso a chi ha avuto il coraggio di organizzare anche questo panel, facendo parlare il ministro, il decano, l'ambasciatore, chi in Africa ci lavora e ci lavora da tanti anni, dal 79, chi ha successo, perché noi dobbiamo sempre parlare per conome e per conto degli africani come se non avessero voce? Diamogliela perché ce l'hanno, perché in tutto il mondo hanno voce tranne che in Europa. Si parla sempre delle regole, noi abbiamo un concetto sull'Africa, un preconcetto che è incredibilmente forte, pensiamo sempre di andare in Africa e insegnare o imporre le nostre regole. Bene, perché? Ogni paese ha diritto alle proprie regole. Perché qualcuno quando ha tentato di imporre le proprie regole qui da noi, noi ci abbiamo mandato via e noi dobbiamo andare a continuare ad imporre le nostre regole agli africani? Questa è la grande differenza tra quello che fanno i cinesi e quello che fanno gli europei. Questa è la chiave di lettura importante. Perché dell'Africa si parla sempre di grande corruzione o di una classe politica impreparata? Beh, guardiamoci in casa. Non sto dando giudizi di valore né a destra, né a sinistra, né al centro. Però non possiamo noi parlare di corruzione in Africa o di una classe politica impreparata. Vado avanti. Questa è la nostra visione dell'Africa, vista da africani. L'abbiamo rivoltata. Perché se noi andiamo a vedere i dati economici, andiamo a vedere la crescita, effettivamente l'Africa è così, ma soprattutto guardate nella dimensione, guardate l'Italia quanto è piccola e il continente africano quanto è grande. Per noi, per la nostra azienda, l'Africa noi la vediamo così, siamo partiti da là 10 anni fa, da quella parte nord,
Il primo ufficio è stato creato a Cape Town, il secondo a Maputo, e da lì è nato il nostro business. Due mondi a confronto. Beh, io vi racconto una storia che per alcuni di voi vi sembrerà che io sia, forse che abbia preso qualche strana erbetta in Africa, non ho mai fatto uso o consumo, però gli operatori istituzionali e businessmen dell'area, soprattutto dell'area SADC, che io conosco meglio, che è la parte dell'Africa australe, sono molto giovani. Mediamente abbiamo 15 anni di gap tra noi e loro, di differenza di giovane età, e sono molto influenti. Quando si parla di presidente di un'associazione di imprenditori, quando si parla di presidente di giovani imprenditori, quando si tratta di un giovane imprenditore, bene, quel giovane imprenditore ha le mani nel business. Perché? Perché probabilmente l'impresa esiste da 10 anni, da 15 anni in molti di quei paesi, e chi ha quel, è un giovane imprenditore veramente affermato. I politici decidono veramente e mettono le mani nell'economia. Sono preparati e internazionalizzati. La maggior parte degli interlocutori che incontrate hanno studiato in università primarie e università internazionali ed oggi studiano in primarie università africane, perché in tutti i paesi, quasi tutte le capitali d'Africa, ci sono università internazionali, internazionalmente riconosciute. Sono veloci e abili. Perché? Perché quando tu cresci ad un ritmo medio del 10% l'anno, il business corre. Noi non siamo più abituati, purtroppo, da tanti anni. Io parlo con i costruttori e dicono: io ho un progetto bloccato da 12 anni. 12 anni. Ricordiamo quei ventenni di cui ho parlato prima, avevano 8 anni. E invece il business corre al 10%. Ciò significa che se oggi c'è un terreno per costruire una casa, tra una settimana non c'è più, perché qualcuno passa e lo compra. E quindi sono abili e veloci, sono puntuali. Mi piace raccontare questa storia. Due settimane fa ho accompagnato il governatore della provincia di Sofala, Mozambico, della Zambesia, scusate, Mozambico, e avevamo un incontro con il presidente della provincia di Trento alle 20:30 di sera a Trento. Notoriamente una parte dell'Italia abbastanza puntuale. Alle 20:37, dopo 7 minuti, il governatore inizia a parlare e dice: io mi lamento e non va bene perché abbiamo iniziato in ritardo. Questo ha creato lo scompiglio. Ebbene, in Mozambico il presidente della Repubblica ha imposto la puntualità a tutto il suo staff e sono diventati tutti puntuali. Incredibilmente, si inizia alle 8 a lavorare, se hai una riunione alle 9 e alle 9 meno 10 tutti presenti, chiami e dici: sono in ritardo. Gli operatori italiani che si affacciano in Africa, una cosa che io dico tutti i giorni e quotidianamente, sono presuntuosi. Sono poco informati e scarsamente interessati, quasi nessuno si legge i dati, quasi nessuno si legge le famose schede paese. Sono lenti nei processi decisionali, c'è una paura diffusa, ogni volta che bisogna prendere una decisione sull'Africa bisogna prendere tempo, tempo, tempo. Sono insofferenti nel ritorno di un investimento. Perché io devo aspettare 12 anni per costruire un palazzo e invece se lo costruisco in Africa dopo 2 anni devo ritornare il mio investimento? Perché questa paura di dover ritornare il proprio investimento? È antieconomico ed è fuori dal mercato di riferimento. Ogni volta che si va in Africa si vuole fare morti e fuggi. Questo fa l'imprenditore italiano, questa è la sua attitudine. Do qualche consiglio per l'uso. Le regole e le prassi locali. In Sudafrica esiste una cosa che si chiama BEE. Significa che se tu vuoi lavorare con il governo devi avere una quota del capitale della tua società che sia capitale nero o colorato. È una regola, tu lo sai, se vuoi fare un business col governo devi avere una società mista. In Angola, se vuoi fare il business, devi aspettare, perché gli angolani sono seduti su diamanti e sul petrolio, e i bianchi che vengono lì per cercare di prendere del beneficio del diamante e del petrolio devono attendere, perché loro sono seduti sul business e quindi è giusto che attendano il loro momento. Gli angolani lo fanno pesare quotidianamente. Questa è una maniera di fare business in Angola. Prepararsi a procedere velocemente. Se non ci siamo noi, ci sono gli altri. Sono stati citati i BRICS, però nessuno ha citato i portoghesi, nessuno ha citato i francesi. Sono molto più veloci di noi. Quindi se io ho un business davanti, se non chiudo, qualcun altro chiuderà per me.